ogni anno come un rito. La decima edizione del premio Biagio Agnes ha visto salire sul palco tra i vincitori del 2018 il vice direttore vicario del Corriere della Sera Barbara Stefanelli, premio per la carta stampata, che ha ricordato la mission del blog La 27 Ma Ora, progetto pensato per uscire dai luoghi comuni. Nel palmares, anche il direttore di Le Monde Jérôme Fenoglio, premio internazionale, e il presidente del Parlamento UE Antonio Tajani, premio giornalista nelle istituzioni. Una cerimonia in cui non sono mancati i momenti di spettacolo con le esibizioni del Volo, Irma Almeta e Dodi Battaglia. Al di là dei premi e dei riconoscimenti, gli occhi sono stati tutti per lei. Carlotta Mantovani ha ritirato un premio per la televisione dedicato al marito Fabrizio Frizzi, conduttore televisivo scomparso lo scorso marzo all'età di 60 anni. La telegiornalista ha ricevuto l'omaggio dalle mani del direttore di RAI 1 Angelo Teodoli, ed ha ringraziato la platea presente. Continua dopo la foto, e il pubblico a casa senza nascondere l'emozione. Ringrazio Simona Agnes, e la giuria ha spiegato, e voglio dire che Fabrizio era contentissimo di ricevere questo premio, ed era anche sorpreso perché nonostante la sua lunga carriera aveva sempre un approccio umile e modesto. Ringrazio tutti quelli che hanno amato Fabrizio, e che lo amano e tutti quelli che hanno dimostrato immenso affetto nei nostri confronti. Queste le parole di Teodoli. Grazie Fabrizio per i tuoi 38 anni in Rai, per le decine di programmi che hai fatto e sperimentato. Continua dopo la foto, e poi ancora. Hai contribuito a ridefinire il servizio pubblico, per noi sei stato grande. Grazie dai telespettatori per la tua delicatezza, e per la tua gentilezza, grazie da tutti i lavoratori della RAI e dai telespettatori. A prendere la parola poi Alberto Matano, conduttore della serata insieme a Francesca Fialdini. Questo non è premio alla memoria, ma a Fabrizio stesso, una persona impossibile da non amare. Si tratta della prima uscita ufficiale. Nei giorni scorsi era apparso finalmente sorridente. Continua dopo la foto, le due sono state fotografate mentre si godono il mare a Portofino, fra tuffi divertiti e affettuosi abbracci. Dopo i bagni mamma e figlia si sono dedicate allo shopping. Dopo il dolore seguito dalla tragica dipartita del conduttore per emorragia cerebrale, Carlotta si è dedicata completamente alla figlia, la piccola Stella, che ha da poco compiuto 5 anni. Ti potrebbe interessare,